arresti domiciliari e assaltata quella pizzeria. Non è facile. Non c'è l'acqua. No, è ragione, Tauro, era ragione. Di sicuro un po' di fastidio diamo. Coltellini o magari con accendini. Non smettete mai di sognare, insomma. Aspirate sempre al massimo, non accontentatevi mai. Gioia Tauro ha un primato, circa 20.000 abitanti, eppure per il porto di questa città passano ogni anno un terzo dei container in più del porto di una grande città come Genova. E c'è anche un altro primato, più triste, però collegato a questo. Il 61% dei sequestri nazionali di cocaina avvengono in questa zona. Una zona difficile, però piena di belle realtà e belle persone. E noi oggi le andiamo a scoprire, quindi grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di ST. Ti dico due cose e iniziamo con la colazione. Organizzare questo video è stato piuttosto complicato, perché le infiltrazioni criminali ci sono ed è inutile negarlo. Il referente di una pizzeria dove dovevamo andare proprio il giorno prima dell'ultima chiamata per organizzarci, arresti domiciliari e assaltata quella pizzeria. E altre decine di difficoltà che addirittura non ti dico perché ci hanno detto di non dirle. Ma in tutto questo rimangono le belle realtà, rimangono le belle persone. E tieni a mente una cosa però, bello bello bello, però come ci ha detto al telefono una delle persone che intervisteremo oggi, l'andrangheta potrebbe stare dovunque, io potrei averla in famiglia. Quindi in realtà non sappiamo davvero chi andremo a conoscere oggi. Però quello che possiamo fare noi è armarci di buoni propositi, speranza, queste belle vibrazioni positive e andare. Quindi che stava a dire? Colazione. E cominciamo dal mini bar con Michelino Verzì, che è il presidente dell'associazione Alaga. Buongiorno a tutti, Alaga sta per l'associazione Laici Amici di Santa Giovanna Antida. Che però in indonesiano significa speranza. Speranza. Te lo raccontiamo sì. A colazione. Entriamo. Siamo al mini bar di Gioia Tauro, uno dei posti preferiti dell'associazione e di Mick stesso. Qua è fatto tutto a mano da Domenico. E qui abbiamo un bignè alla crema e lei con la ricotta e la Nutella. So, dei piccoli capolavori. E io volevo chiedere a Mick com'è nata l'associazione. L'associazione è nata nel 2006-2007. Nasce per volontà di una suora, Suor Giovanna Lusitani, che oggi ha miglior vita, che assieme ad un gruppo di laici ha deciso di partire con questa avventura. Tant'è che nello statuto abbiamo anche le suore. Io arrivo in associazione anni dopo, nel 2013-2015, prima come socio, poi come membro del direttivo, vicepresidente e presidente. Associazione Laici Amici di Santa Giovanna Antida. Santa Giovanna Antida altro non è che la santa dei poveri. Noi abbiamo una forbice di servizi che al netto della disabilità, per una questione di struttura, e spaziamo dalla mensa serale per gli indigenti, al vestiario, al doposcuola, alla scolarizzazione, al banco alimentare. Abbiamo un ambulatorio certificato ASP in sede, le attività musicali, la propedeutica e appunto lo sportello antiviolenza e la casa rifugio. Intanto vediamo cosa ha preso Mick, è una crema di caffè. Sì, che la fanno qui al minibar, è una ricetta loro. Quanto lavora Domenico? Che il minibar chiude tipo alle 4 di notte, a che ora chiude? Sì, le 4 e mezza, però praticamente fa uno stop. La ricotta com'è? Vado un pezzo del bignè. Possiamo assaggiarlo? Taglio il bignè e intanto la domanda che te volevo fare è: puoi aiutare le persone in difficoltà, ma il porto tra i più grandi del Mediterraneo, Gioia non dovrebbe star bene a soldi? Noi purtroppo, se esistiamo, e dico purtroppo, è proprio perché c'è una questione di indigenza generale. Il porto, per quanto possa essere per antonomasia quello che dovrebbe portare benessere, così non è. Non è perché, a parte la ricaduta di pochi posti di lavoro rispetto a quello che potrebbe essere la potenzialità di questo porto, no? Parliamo di un porto che altrove potrebbe impiegare benissimo 15.000 persone. Allo stato ce ne stanno 2004-2003 tra interni ed esterni, quindi non c'è questa grandissima ricaduta. Ottimo e abbondante. Io direi abbondante, sembra quando fanno proprio le pubblicità. Le merendine sui pacchi delle merendine che sono sempre un po' più gonfie, questa è gonfia davvero.
Mo te presento Franco. E Franco ci presenta una delle eccellenze di Gioia, che è Frachea. Frachea. Hai detto bene, Lorenzo, hai detto bene, perché il fondatore di questa rosticceria, antica rosticceria, che non è nata come rosticceria, ma è nata bensì, come tu puoi vedere dalla scritta, dal 1962, il fondatore è stato Toto Frachea. E aprì una polleria. Vendeva semplicemente polli, non li lavorava, vendeva il pollo. E ti posso assicurare che è stata un'idea molto ben fatta, perché la clientela si è allargata in maniera eccellente. Poi piano piano, anche per il sacrificio di questo signor Toto, i figli, perché sono divisi, perché sono due rosticcerie. Il titolare di questa è Rocco, è una persona che sta dietro al forno dalla mattina alla sera. Ma come sai che lo riusciamo a intervistare oggi, però vediamo se può. I prodotti di Rocco sono prodotti genuini, sono prodotti veramente fatti con amore. Quando tu ben sai le cose si fanno con amore, il sapore ha un gusto in più. Ha un gusto in più. Franco. Quindi puoi entrare a provare quello che vuoi. Grazie. Franco, buon grazie. Buon proseguimento. Di niente. Ciao. Buon appetito a te, grazie. Perché so che pure te mangi. Sì, sì, mangio pure io. Ciao. Quello che mangiamo adesso lo decide Rocco. Salve, allora io sono Rocco, faccio parte della famiglia Frachea. Siamo una famiglia, diciamo, storica come ristorazione. Mio padre è nato come polleria, poi abbiamo aggiunto la rosticceria. Mio padre è iniziato come un piccolo locale e poi siamo arrivati qua, che abbiamo fatto una cosa carina. Ora siamo presenti di mattina e questo è il mondo della gastronomia. Ovviamente stasera ci sarà il mondo della braceria e della rosticceria. Questa è la nostra porchetta che facciamo noi nel forno a legna la sera, i piatti classici della cucina, diciamo, italiana, no? La lasagne, la parmigiana, gli involtini di pollo. Oggi, che è un mercoledì, abbiamo anche il pesce, abbiamo il fusil di tacchino allo spedo, pieni di carne bianca, gli involtini alla messinese, le salsicce di maiale però alla messinese, le costine BBQ fatte allo spedo, alette di pollo fatte in un modo particolare, sempre in salsa paprika, pollo tradizionale allo spedo, il pollo schiacciato, le patate al forno, non congelate, patate locali, raccolte a mano, questo è molto importante. Ti fai un piattino misto di roba? Sì, certo. Grazie. È meraviglioso. Quant'è che viene qua un piatto del genere? Allora, questo qua ti costa 13 euro. 13 euro il piattone, sì. Completo, grazie. Sì. Andiamo a mangiare? Sì. Grazie Rocco. Noi abbiamo un altro locale, che è il sito sulla ex nazionale, sulla SP1, dove lì c'è un altro mondo. Qua abbiamo lo spiedo a legna, facciamo il pollo, la nostra natura, il pollo, siamo nati col pollo. Invece lì abbiamo il forno su pietra, che facciamo le pizze pure. Vi siete sempre più allargati quindi, Rocco? Sì, 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 sì. No, sì, ma sì. In un quartiere comunque difficile, come in Gioia Tauro, è ancora più difficile fare la propria attività così bene. E certo, perché bisogna avere dedizione, passione, continuazione, dedizione continua. Assoluta, però ce l'avete fatta, cioè nel senso riuscire a stare stabile. Sì. Non è facile. Ad arrivare qua ci siamo messi quasi 20 anni. 20 anni. Sì. Rocco è... Anzi, la famiglia di Rocco è importante, tipo gli Stark, è Trono di Spade, questi hanno fatto la casata del buon gusto. Lei, vabbè che ti sei messa calabrese, ma lei, spettacolare. Mi verrebbe voglia di metterlo in un panino. Poi la porchetta, diversissima da quella a cui siamo abituati noi a Roma, ma molto succosa, oleosa, ma fine, si straccia in bocca, no? E scusami, ma so che questa cosa mi piacerà. Sono un tesoro. Ci stanno le persone che mangiano tutti i tavoli accanto, sono più felici di noi. Questo pasto è bellissimo perché tu hai la scelta al bancone e poi ti siedi. Ma poi di roba buona, non è un buffet brutto, poraccio, capito, schifoso che hanno risparmiato su tutto. È proprio, mi dispiace solo col pollo, dovevamo assaggiare pure il pollo secondo me. Questa è pancetta intorno? Cioè, ma per me adesso questi non sono più termini, cioè non è più roba reale. Stai masticando una sensazione, non è più cibo. Ci abbiamo il cappellino di Frachea adesso, lo portiamo al mulino. Mo equipaggiati così andiamo a casa di un'amica nostra. Perché sta gente ci apre le porte? Non lo so. Bello però.
si chiama Antonella. Le abbiamo portato le trecce ungheresi che lei ci tiene tanto, erano fatte a Luma, a Roma. Passeggiando per strada Gioia te stava a dire, alle persone non gli va tanto di parlare della situazione del posto, però i commercianti che abbiamo sentito ci dicono, e io mi fido, che non pagano il pizzo perché non è più un'attività. Sta cosa è uscita, era interessante, non è più un'attività da criminalità organizzata. L'andrà anche dalle situazioni, si sono evolute a un piano superiore, fanno grosse partite di cocaina, altri tipi di attività più grossi. E quella è Antonella. Che se ci pensi comunque c'è senso, la criminalità non è più lo stereotipo di quello che viene là con la lupara al bancone della cassa tua, ma qualcosa di più istituzionalizzato, vogliamo dire? Tiè, arrivati. Namo, ti faccio vedere la cucina di Anto. Lui è Salvatore, che è il papà di Antonella. Lei è Antonella. Ciao. Questa è la pasta al forno. Guarda, dentro c'è il prosciutto, uovo, cosa c'è dentro? Uovo, perché è una tradizione nostra. Prosciutto, uovo, formaggio e salsa. Una dispensa. Una dispensa. Ci sono ancora due porzioni, quindi se vuoi venire a mangiare, guarda, l'aspettiamo, tanto siamo qua. Poi abbiamo il pesce e spada da preparare. Lo facciamo insieme. Mamma mia. Peperoni dei piedi, se sollevi il tappo c'è la parmigiana. Perché può essere che non ci saziavamo con il resto della roba, capito? Noi abbiamo detto, oh, carica. Cominciamo a chiedere come vive a Gioia. Tanto, come ha preparato tutta sta roba, le tradizioni, oggi sono tanto stanco. Vabbè, sei stanco, fa anche caldo. Io a Gioia vivo bene, calcolando che ho vissuto per 14 anni nella vostra meravigliosa Roma, che mi ha adottato dai 28 ai 42 anni. Che facevi a Roma? A Roma ho lavorato in diversi uffici, in grosse compagnie telefoniche, poi ho lavorato in una società di recupero crediti, ho fatto diversi... Sì, con le ricette della mia mamma, che non c'è più purtroppo. Infatti tutto quello che vedete me l'ha insegnato la mia mamma, che era una cuoca eccezionale. E poi nel 2014, diciamo, non ho più, ho perso il lavoro e sono dovuta tornare, anche perché vivere a Roma, diciamo, standard, ti partono 700-800 euro soltanto di spese fisse. Ho faticato un po', però adesso sto bene. Poi sono successo un po' di tribolazione, ho perso la mia mamma, quindi adesso siamo qua. Però vivo bene, dai, sono un po' ritornata in famiglia e va bene così. Abbiamo visto che i trasporti non esistono, non esiste, cioè trasporti, c'è il pullman, ma no, qua ci sono soltanto le macchine, ci sono più macchine che persone. E infatti non so se avete fatto caso, non esistono i marciapiedi. Ma a livello di lavoro invece? Adesso è un po' difficile dappertutto, qui è ancora peggio. Difficile, o sei un libero professionista, o se non ti dedichi alle professioni nuove adesso, un po' come fai te con le content creator e queste cose qua. Il mondo dell'internet. Sì, ci vorrei provare infatti. Mi sono un po' frenata perché sono un po' timida, un po' così, però... Ma sei di cucina? Ma no, potrei, non so. Fallo subito, dici? Ma te lo metti immediato. Okay, vengo pure a provarli in diretta. La voglia, io... Se vuoi qualcuno faccia i test, io ci sì, sto. Sì, se passate di qua quando andate in Sicilia, la porta è sempre aperta, ve lo dico. Dai, facciamo tappa, mettiamo su Google Maps, aggiungi tappa. I piatti di oggi sono la tradizione di casa mia, sono un po' anche la tradizione della nostra Gioia Tauro, però io ho fatto le cose che mi ha insegnato mia madre, quindi la pasta al forno, che è la pasta della domenica e delle feste, le cotolette di pesce spada, che è una ricetta che ha inventato mia madre, perché il pesce spada qua si cucina o grigliato con il famoso salmoriglio, che mi sembra che tu hai visto in Sicilia, quell'intrullo. In realtà è calabro, sicuro. Esatto. Quindi, I peperoni ripieni e la parmigiana di melanzane che mamma faceva rigorosamente in padella e io l'ho fatta anche in padella. Apri? Sì. Non c'è l'acqua. No. Ti stavo pure a chiedere, ma a livello di sanità come state messi? Allora, a livello di sanità manca un po' tutto, però io ho avuto un problema con il Covid e posso dire di essere stata estremamente fortunata, perché al GOM di Reggio Calabria mi hanno salvato la vita. Un saluto ai dottori e agli infermieri dell'ospedale di Reggio Calabria, loro mi conoscono. Quindi tendenzialmente ci sta, il livello è rosicamento alto, però può essere pure che becchi l'eccellenza. Sì, assolutamente. Io l'ho beccata, ho avuto questa fortuna. Cotoletta di pesce spada. Sì, potete cucinare un po', perché ho fatto la doppia impanatura, quindi vorrei che arrivasse proprio il fritto al pesce, non che il pesce crudo a me non piace, infatti io non mangio il sushi. A voi piace il sushi? Sì. Non ho avuto st'amore io ancora, non l'ho beccato. Anto si sta impegnando perché c'ha paura che è fan di Franchino e che venga Franchino a trovare. Esatto, a dire che sta del laboratorio, non puoi. Salvate questa donna, guardate come si sta impegnando, sarà tutto a posto, già si vede. Grazie. Mantiene il calore perché ho fatto la doppia impanatura. Buono, meno male. Vedi? È corposo senza essere stoppaccioso, la panatura è perfetta e il limone mangiarlo così. È una panatura fatta non del laboratorio, fatta proprio da casa, da nonna Tota, che è la mia mamma. Per me a Franchino gli sarebbe piaciuta. Se vuole passare pure Franchino, gli faccio il pesce spada pure a lui. Con piacere. Tutti i sì, venite. Gioia Tauro era una gioia, che si diceva, tra una palma
è una rosa, ci sta una gioia. E Gioia Tauro era una gioia. Cosa, ma che stai emozionata, però vero, sì, proprio. Sì. Negli anni Ottanta Gioia Tauro si diceva che fosse parecchio bella. La più bella, il più bel paese della provincia di Reggio Calabria. Gioia Tauro dava da mangiare a mezza Sicilia. Venivano qua a Gioia Tauro a lavorare, che c'era lo scalo ferroviario, che spedivano il materiale per tutto il mondo. E quando mi ricordo queste cose, sì, mi emoziono perché non le vedo più, non ci sono più. Gioia Tauro è diventato, non voglio dire parolacce di brutto perché mi sembra male. Stavo dicendo, io sono stato 5-6 mesi a Milano da mia figlia. In qualsiasi posto andavamo, non vedevo una cicca di sigarette per terra. E dico io, ma non c'avevo pure in Italia. Venga a Gioia Tauro, non posso riuscire a farmi una passeggiata, che tutti i marciapiedi sono pieni di sporcizie, belle robe, diciamo. E mi fa belle cose belle che fanno pietà. E dico io, perché? Io adesso ho fatto la mia vita, ho 86 anni, ne ho passate di tutti i colori, non mi... Quanto era bello uscire pomeriggio da sera a farmi una passeggiata, andare dai posti. Abbiamo una villa abbandonata, non ce l'ho andata a vedere, mi mettete i mani ai capelli. Dico io, perché? Tu che cazzo ci stai a fare? È possibile mai che state semplicemente solo per l'utile, per il vostro guadagno? Non vedete che la popolazione di Gioia Tauro ne soffre di tutti i manieri, di tutti i modi? Se andate a fare un giro per Gioia Tauro, non vedete altro. Spazzatura. Spazzatura a destra, spazzatura a sinistra. Erbe sui marciapiedi, erbe per le strade. Erbe su... Metafora alla Lorenzo sulla giornata di oggi. Che ne so, Gioia Tauro può essere vista come una nonna che si alza con la tonsillite, però pur di cucinare si alza lo stesso e te cucina. Effettivamente Gioia Tauro è un po' così, perché trae il meglio di sé anche laddove, diciamo, non c'è sempre il meglio, dai. Antonella, la dobbiamo ringraziare, perché se sto video lo stiamo facendo, all'80% è merito suo, al 90% è merito suo e basta. Abbiamo cominciato a creare la rete di contatti per la giornata di oggi proprio a partire da lei, è la quercia da cui nasce sto video. E mo andiamo nella villa sequestrata di un boss. Ci siamo fermati in un bar con fiamma a prendere l'acqua e il bar è incasinato perché a Gioia Tauro oggi non c'è l'acqua dai rubinetti. E c'è stato un ragazzo, padre di famiglia, che appunto non possiamo raccontare niente, non vogliono, anche giustamente, raga, perché sono cose molto sensibili, vorrei vedere te, no? Vorrei vedere me. Insomma, sto ragazzo ci ha detto, guarda che a me, io ho chiesto lavoro allo Stato, ma per mesi. Poi sono andato una mattina a chiederlo a una delle due famiglie principali di Gioia Tauro, e il pomeriggio me l'avevano trovato. Al di là del fatto giusto, sbagliato, pensa quanto è sfiduciata una persona che abita qua, quanto si sente abbandonata da qualsiasi forma di istituzione. Il fatto è che realtà così diverse dalla tua, dalla mia, da quella dei miei zio, ognuno ha una realtà a sé, non possono essere giudicate da fuori, perché semplicemente non ci vivi e quindi quelle meccaniche non ti si applicano a te e non puoi permetterti di comprenderle o di fare quello che le comprende. Quindi questa, la prima cosa da fare è levare il giudizio. E mi sa che abbiamo sbagliato strada, quindi mo... Lei è Rain ed è meravigliosa. Siamo alla sede dell'associazione Alaga. Questa era la villa di un boss confiscata. Questa in pratica è la nostra sede ormai da diversi anni, dal 2013. Quando siamo arrivati qui non c'era nulla, porte, finestre, impianto dell'acqua, impianto della luce, era divelto, praticamente è stato distrutto. Noi negli anni siamo riusciti a portarla ad un buon punto. L'anno scorso, grazie ad un finanziamento di fondazione con il Sud, siamo riusciti a fare il salto di qualità nei servizi attraverso quello che sono le cucine e la scuola. Ammazza che roba, oh! Ma questa è professionale, roba... Quanti coperti fate? Allora, questa è roba professionale. Sicuramente si riesce a fare con un impianto del genere anche 400-500 pasti, diciamo, per turno, perché è un impianto completo che rispetto al vecchio, diciamo, ci consente di fare più cose, perché è un impianto del genere, voglio dire, friggitrici doppie, cuocipasta, fornelli, forno abbattitore. Chi è che cucina? Allora, in pratica noi abbiamo su 6 giorni 6 turni diversi, però noi abbiamo dei volontari che tutte le sere vengono e preparano per le persone che hanno necessità, che arrivano comunque alle 7:15, perché alle 7 massimo 7:05 si serve la cena. Questo qua è il menù. Per diversificare, no? Per non fare sempre le stesse cose. Ma sono sempre diverse. Sì, una settimana con l'altra sono diverse. Se volessi cucinare con voi l'insalata di patate lesse con le frittelle, verrei giovedì e venerdì della seconda settimana del mese. A livello di diversificazione anche, cioè, non è che si dà c'ho fame, tieni una fetta di pane. È la dignità della persona per come viene trattata, consiste anche in quello. Considera che l'indigente, noi li chiamiamo ospiti, perché è brutto chiamarli indigenti. Gli ospiti vengono serviti
sedete a tavola. Cosa significa? Che si siede, noi abbiamo i portantini volontari, prendono i vassoi, li portano sul tavolo. Quando hanno finito di mangiare, si alzano e vanno via, i portantini ritirano il vassoio. Il motto era: il povero va servito, e quindi noi lo serviamo. Non è la classica mensa che tu gli fornisci il vassoio e lui passa, no. Si siede come se fosse un ristorante e verrà servito a tavola. Siamo in uno dei quartieri tra i più difficili di Gioia Tauro, proprio davanti all'istituto superiore. Qua dentro c'è l'istituto, possiamo dire, per avvicinare le persone che non parlano l'italiano a questa lingua. E chi glielo insegna? Io. Ciao, sono Eleonora. Tra le tante attività che vengono svolte all'interno della nostra struttura, una a cui tengo particolarmente è la scolarizzazione delle persone straniere che si avvicinano a noi appunto per poter imparare la nostra lingua. Questa è la zona musicale, vi facciamo vedere. Quest'anno abbiamo inserito la scuola di musica, ovviamente per i nostri bambini è assolutamente gratuita. Vengono degli insegnanti qui, si insegna pianoforte, canto, chitarra e tromba. Questo è il nostro doposcuola. Qui ogni pomeriggio abbiamo 18 bambini che vengono seguiti per i compiti. Vi premetto che sono bambini sia italiani che stranieri, che provengono da scuole diverse e classi diverse. Tutti i pomeriggi dalle 3:30 alle 17:30 abbiamo i bambini. Alle 18 cominciamo con la scolarizzazione per adulti. Gli stranieri che hanno necessità di imparare la lingua vengono e fanno dalle 18 alle 19:30, a volte anche alle 20, dipende dal numero che si presentano. A livello contesto Gioia Tauro, avete avuto difficoltà a tenere tutto su? Guarda, la nostra realtà è abbastanza complessa, quindi abbiamo nel tempo avuto delle difficoltà che abbiamo superato, perché comunque l'impegno che ci mettiamo è riconosciuto da tutti, sia nel bene che nel sia male. Nel bene che nel male, ovviamente. Di sicuro un po' di fastidio diamo, no? Però noi siamo temerari, andiamo avanti tranquillamente nel nostro lavoro, sappiamo di non voler creare problemi a nessuno, noi siamo qui per prestare servizio a chi più ne ha bisogno. E quindi quando c'è una difficoltà, certo, esterna, si affronta. Questo è il centro antiviolenza. Noi qui abbiamo dato ospitalità a delle donne vittime di violenza con figli e non. Abbiamo attrezzato questa struttura perché crediamo che la libertà dell'essere umano e il rispetto soprattutto delle donne sia alla base della civiltà umana. Qui hanno vissuto diverse donne per parecchi mesi. Abbiamo attrezzato qui la stanza per i ragazzini, perché l'ultima donna a cui abbiamo dato ospitalità aveva 3 figli. Tu sei un boss mafioso, ti confiscano la villa, la prima cosa che fai è la distruggi. La divelti tutto. Perché? Perché sì, perché è parte del gioco. Quindi tutto quello che vedi è stato rifatto da zero, per essere neanche i mobili, neanche il pavimento c'era. E qui è dove fanno le cene sociali a livello di gruppo, ma mo ce lo racconta Lele. Allora, questo è il salone ultimo nato, la zona che utilizziamo per delle cene sociali, cioè cuciniamo per delle persone che fanno parte di altre associazioni o comunque di altre realtà gioiesi, facciamo pagare una quota con la quale ovviamente vengono coperte sia le spese dei viveri che andiamo a cucinare, e poi una piccola parte che rimane da questa quota che loro pagano viene reinvestita per tutti i servizi che necessitano della struttura. Noi amiamo questo salone perché ci abbiamo veramente creduto e invitiamo anzi chi può partecipare a queste cene, chi vuole partecipare a queste cene, di farlo, perché oltre a mangiare bene, perché cuciniamo bene, permettetemi di dirlo, può aiutare insomma la nostra associazione. Io non sono credente, però questa è una parabola importante. Qua abbiamo Gesù con Maria e Marta. Marta non la conosci perché è quella che lavora. E Maria sta sempre là a pregare. Marta lavora e Maria prega, no? Nel tempo noi come associazione su questa parabola abbiamo fatto tanta formazione qualche anno fa, al che ci siamo posti la domanda: chi vogliamo essere delle due? Marta o Maria? Marta o Maria. Marta. Noi abbiamo scelto di essere Marta. Alla parte noi siamo di Marta. Quelli che lavoriamo e preghiamo pure, facciamo formazione una volta al mese, però siamo quelli che lavoriamo, la parte diciamo materiale della vita. Concreti. Un saluto a Maria. E a Marta. Se hai delle rimanenze di pena, se hai compiuto dei reati minori, devi fare servizio pubblico, lo puoi fare qua. È una delle attività
principali, ti avevamo detto, erano i vestiti. Allora, questo noi lo chiamiamo il mondo parallelo. Le persone che dismettono i propri abiti o qualunque altra cosa, li donano a noi. Ovviamente devono essere in buone condizioni. Ogni giovedì noi apriamo il negozio, così come lo chiamiamo noi, a chi ne ha più bisogno. Tutto quello che ci viene dato viene selezionato dai nostri volontari e le cose migliori vengono messe qui esposte. E ognuno con la propria richiesta viene e cerchiamo di esaudire quello che è la loro necessità. Qui troverai di tutto. C'è pure il vestito da Spider-Man. La salsa andalusa dell'Heinz, perché ovviamente le cose che donano prendete, e quindi magari uno dona 6 kg di salsa barbecue e si ringrazia pure. Guarda, guarda quanta roba. Questo ve l'ha donato proprio la Nestlé. Sì, attraverso il banco alimentare. Quindi in realtà anche le aziende, cioè voi fate tutto in silenzio, però le aziende vi aiutano, vi stanno sotto senza nessuna pubblicità in cambio, perché quindi queste sono cose il pan di stelle, ma davvero, lo spezzatino di vitello. Qua ci stanno 84 pacchi di dolce creme e di caffè. Mo so sicuro, no non è vero, non sono sicuro che c'è voglia di dolce, so sicuro che però io ho voglia di dolce, quindi pasticceria Delice e andiamo a conoscere gente bella. Guarda quanta mandorla e in quante forme diverse. Dobbiamo intervistare alcune persone, ma prima ti devo presentare Andrea, che è il maestro dietro tutta sta magia. Raccontaci del locale. Il locale, diciamo, il primo Delice è nato nel 2007. A distanza di 16 anni era di fronte. Dall'altro lato del... Sì, dopo 16 anni ho aperto il secondo Delice. Dolce nostro tipico qua in Calabria, i dolcetti di mandorla fatti con l'amarena, bergamotto. Qual è quello col bergamotto? Bergamotto è quello con la mandorla che dicevi prima tu. Perché ha la mandorla spaghetti, ha una marena all'interno ed è aromatizzata al bergamotto. Io vado matto per questi c'hanno la marena però dentro. Sono uguali, solo che questo è aromatizzato al bergamotto e ha la mandorla a scaglie, mentre quello ha la mandorla a fette ed è sempre con la marena però senza il bergamotto. Sono uguali, precisi denti. Senti il sapore della buccia in senso positivo, lo riesci a gustare come se qualcuno avesse offerto un bouquet dei fiori alla tua lingua. Buono. E mo proviamo i dolci. Uova intere, mandorla, zucchero e aroma naturale. Uno aromatizzato al bergamotto con olio essenziale del bergamotto più la marena all'interno. Prima quello al bergamotto? Sì. Perché magari c'è un ordine preciso e mi dici se non lo mangi così sei infame. No vabbè, questo è normale, classico. Stesso impasto, stesso tutto, stessa marena. Cambio solo le mandorle, qua a bastoncini e qui a fette. È molto più duro di come siamo abituati noi a Roma. È bello grintoso. Sì. E l'olio al bergamotto ti espande in bocca. Questo invece è il classico. Questo è il classico, sì, sì. Nato con un chicco da marena all'interno. Assaggiamo insieme. Assieme, dai. Cioè, guardi solo sì, mangiare sì, gli io... altri. Sono i preferiti miei. Le mandorle le lavorate voi. Sono cotte benissimo, sono croccanti. Vengono tostate prima. Sono tostate proprio bene, perché le senti con quel crunch in bocca. Grazie. Continuiamo a mangiare. Vale. Grazie. Stiamo per conoscere, oltre al gusto di sto cioccolatino, l'oratorio centro giovanile della parrocchia. Cavolo! Te lo ridico. Oratorio del centro giovanile Don Bosco della parrocchia di San Francesco da Paola. E che cos'è? Mi dirai. Prima di tutto il cioccolatino, te lo dico io, è buono, fiamma. Non riesci a zoomare abbastanza per farlo capire. Te lo dico io. Che stavo dicendo? Che cos'è però l'oratorio? Bisogna dire che l'oratorio è nato circa 7 anni fa grazie ai fratelli salesiani di Don Bosco. Sì. Sì. Non capisco, il cioccolato là non lo prendo. Da 2 annetti circa il nostro oratorio sta andando avanti con un sacerdote diocesano, Don Natale Iopulano, che però ha accettato di continuare il carisma salesiano di Don Bosco. Ormai io da 7 anni, proprio dall'inizio, lo sento come casa, è come una seconda famiglia per me. Nel quotidiano le attività a Gioia Tauro quali sono? Allora, diciamo che con l'oratorio siamo aperti tutto l'anno. D'inverno facciamo diverse attività nel cortile, proponendo al vari ragazzi dei laboratori, tra cui laboratorio di cucina, di manualità, la band, teatro, il coro. Ci sono varie attività che proponiamo ai ragazzi. La struttura è la parrocchia, cioè tutto sì, in parrocchia. Sì, sì, tutto in parrocchia. Ci sono anche i campi da calcio e da volley. C'è anche il canestro di basket. A livello di difficoltà, qual è quella più grande a Gioia Tauro?
Allora, secondo me è il lavoro, perché molti giovani appena finiscono gli studi tendono a scappare e secondo me dobbiamo essere noi a cercare di dare un futuro, di migliorare questo paese, perché noi giovani siamo il futuro, appunto. Ci hanno raccontato che a livello di oratorio la cosa bella vostra è che io magari sono costretto a vivere di criminalità, sono considerato fuori dallo schema sociale, però riesco a trovare da voi un modo per riuscire a reintegrarmi o comunque di valorizzare il mio tempo, la mia vita. Vabbè, io penso che sia dovuto anche alle attività che proponiamo, perché comunque l'oratorio serve anche a tirare fuori talenti che pensiamo di non avere, invece ci abbiamo e teniamo nascosti, oppure per colpa della gente pensiamo di non avere e non valere nulla, perché molte volte la società tende a farti pensare che non servi. Per paura magari di essere giudicati, tendono a nascondere e a tenere dentro i talenti che in realtà hanno i ragazzi. Ambiente difficile che ti obbliga a fare delle scelte e poi ti giudica pure nel momento in cui le hai fatte. Sì. Ci sono stati ragazzi che in oratorio all'inizio entravano magari con coltellini o magari con accendini perché pensavano di doversi difendere da qualcuno, perché pensavano di essere attaccati. Invece poi col tempo, conoscendoci, stando insieme, queste cose non le hanno fatte più, non le hanno portate più. Anzi, ce l'hanno addirittura date a noi, tipo insegno un simbolo. Io non mi serve più questa cosa, perché mi sento a casa. In oratorio molte volte noi insegniamo e diamo dei valori ai ragazzi e, uscendo fuori dall'oratorio, ritorniamo da punto e da capo, perché il giorno dopo ritornano a fare, tra virgolette, le cose che hanno fatto il giorno prima. Perché io abito sempre in quella città con gli esempi stessi. Sono diversi. C'è chi cammina verso un senso e c'è chi cammina verso un altro. Quindi i ragazzi si trovano in una confusione: qual è la scelta che devo fare? Chi devo seguire e ascoltare? Quando cambio il contesto mi accorgo che c'è un'altra vita, ma poi torno in quell'altro contesto. Esatto, e quindi c'è questa difficoltà che riscontriamo all'interno dell'oratorio. Salutiamo le ragazze del Centro Giovanile Don Bosco della parrocchia di San Francesco a Paola, da Paola. E adesso tocca andare a scoprire un'unicità di Gioia Tauro. Una pasta tipica di qua. A Gioia Tauro c'è una pasta tipica, te stavo a dire, che si ottiene con gli scarti. Dopo la mulinatura del grano, quello che rimane di farina grosca si riutilizza per fare una pasta bella grezza, in grado di intrappolare tutti i sughi e i sapori. E noi oggi scopriamo la struncatura tipica di qui, con una bella storia. Ma prima prendiamo un pasticcino qua, perché non sto abbastanza in rush glicemico, capito? Voglio diventare tipo lo scoiattolo di una gang nel bosco, vai! Siamo venuti qua per lei. È la monoporzione di ricotta e pera, con sopra la sbriciolata, nota per essere il giusto salata. Guarda i pezzetti di frutta. Si sente la pera, si sente la ricotta in maniera veramente prepotente. Fiammo. Ma il pezzetto di pera. Senti la granulosità della pera, questa cosa ti fa innamorare. Poi c'hai il grasso della ricotta che si avvolge così bene intorno al fresco. E poi la sbriciolata sopra e poi il salato. Sono alla fine quattro ingredienti belli, precisi, buoni. E mo sì, mo andiamo a cena. Certo, il dolce prima del salato. Su questo canale la regola è che non ci sono regole. Te fai tutto sto violone a piedi, che intanto è arrivata notte. E qui c'hai una leggenda di Gioia Tauro. Pastificio Gioia è uno dei principali, se non il principale, produttore della struncatura che si prende così, in velocità, da poter preparare a casa. A meno che non c'è un amico tuo che te la prepara direttamente per te, ma in quel caso presentamelo. Qua abbiamo la fortuna di avere anche Mimmo, che ci vuoi raccontare la situazione dei giovani a Gioia. Io sono dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Gioia Tauro, che ci sono circa 1200 ragazzi che lo frequentano. In questa settimana, in collaborazione con tre istituti del milanese, abbiamo organizzato una settimana sportiva dove i ragazzi di Milano e i ragazzi di Gioia Tauro si sono messi insieme e hanno fatto delle attività sportive, delle escursioni sul territorio, visite sul territorio. È stata una settimana entusiasmante, quindi la cultura del milanese con la cultura calabrese. E il secondo round sarà che i nostri ragazzi andranno a Milano, ospite delle famiglie di Milano, per gli
scambi dialettali e culinari. Come fa una pasta, stava di che addirittura veniva usata in alcuni casi come cibo per gli animali, a diventare un piatto così importante per Gioia Tauro? Mo ce lo spiega Vitt, appena arriva la pasta. Ecco, vedi che c'è la mollica già abbrustolita, allora i poveri invece di mettere formaggio mettevano la mollica abbrustolita ed è buona, effettivamente. E eccola qua, vedi questi transatlantici che abbiamo già mezzo svuotato? Ce ne abbiamo di tre tipi, ma che cos'è la stroncatura e chi è Vitt? Se l'anno prossimo la sagra della stroncatura arriva alla 10ª edizione, è anche grazie a lui. Beh, io sono stato il primo, diciamo, che ha portato il comitato, ha voluto presenziare con tanti giovani amici e abbiamo fatto poi successivamente anche l'associazione Pro Gioia. Quindi siamo arrivati alla 9ª, speriamo che l'anno prossimo ci sarà la 10ª edizione della struccatura e sarà effettivamente una cosa eccezionale. Ed eccole qui, ne abbiamo di tre tipi, quella classica, quella allo stocco e quella all'anduia. Come diceva Vitt, introdotta dagli amalfitani, è diventata simbolo di Gioia Tauro. E noi mo? E c'è comunque questo retrogusto acido che ti permea proprio la bocca. Mamma mia. Sto assaggiando quella allo stocco, mo. Questa è quella allo stocco. Mamma mia, non capisco. E la cosa bella è che è un ceffone in faccia, non è una pasta facile da mangiare. È callosa. Non puoi succhiarla se ti rimane fuori. Devi masticarla. È callosa, è proprio il termine. È una pasta che ha molta personalità. E noi mo ce la finiamo. Hai scritto, fallo nei commenti, eh? Grazie. Mamma. Dopo che hai mangiato e prima che andiamo, qua accanto c'è la bottega. E te prendi la fileia, te prendi il bavettone agli agrumi di Calabria, le tagliatelle alla liquirizia e te prendi naturalmente la struncatura. Te prendi un po' di gioia. Te l'avevo detto che tornavamo al mini bar stasera, per salutare Domenico bene. L'ospite è Pie. Ciao. 18 anni fatti? A novembre, dall'anno scorso. Piscina, super intelligente, super voti, wow. Qua abbiamo Francesco e Leonardo. No, ma li sto vedendo un po' emozionati, grazie. Prima siamo entrati e Leonardo ha detto, Francesco ci voleva portare da bere e mangiare. E Leonardo ha detto, no, voglio essere io popolare. Grazie però, bra. Grazie, ciao. Amore. Ci vediamo dopo. Non te l'ho detto, al minibar si mangia tutta la notte. E quindi abbiamo preso i cornettoni, quelli schimiconi brutti. Schimiconi così brutti da essere belli. Qua abbiamo il latte di mandorla. Il latte di mandorla va preso prima del cornetto in quanto serve per assaporarlo meglio, considerando che dopo aver mangiato il cornetto non riesci a distinguere bene i sapori, considerando la dolcezza appunto di quello che stai andando a mangiare. Questo perché Domenico non usa la pasta di mandorle per farlo. Ma Domenico fa il latte di mandorla come veniva fatto ai tempi in Calabria, ovvero le mandorle vengono messe in acqua per qualche tempo a rilasciare appunto i propri sapori, poi vengono frullate, filtrate a mano con un semplice panno di seta col quale poi appunto viene fatto il latte di mandorla. In particolare ci abbiamo una alla Nutella, una al cioccolato, agli errori cornetti, ma questi non sono i miei, perché ora arriva quello proprio violento e tra i preferiti di Domenico ed è abbastanza matto. Come ti trovi a vivere a Gioia Tauro? Ci vivo da una vita, quindi non ti saprei rispondere correttamente, diciamo. Alla fine è la mia città natale, insomma, è casa mia. Diciamo che non sputo sul piatto dove ho mangiato, diciamo. E ti riesci comunque a apprezzarne le bellezze, certo. Le cose che traggo il meglio, insomma. Tutti i miei amici sono qui. Credo che le persone che dicono vado via fanno presto a dirlo, perché alla fine si devono considerare tante cose. Non è sempre facile cambiare vita completamente da un giorno all'altro. Cos'è che senti che... A parte che aspetta... Dobbiamo farla sta cosa, è buonissima. Senti la scorza delle mandorle, come se fossero state pulite grossolanamente. Cosa senti che ti manca particolarmente a Gioia? Se c'è qualcosa che ti manca? Tante cose perché magari in un periodo estivo come questo la cosiddetta movida non ce l'è molto a Gioia Tauro. Devi spostare più in altri paesi. Intanto Fra e Domenico non ci hanno portato. Dillo te Fra, questo che cos'è? Ma come? Ma è importante, voglio racchiare che noi lo raccontiamo, è lo scomposto. Questo è il cornetto alla Nino D'Angelo, con il gelato al caramello salato, alle patatine e popcorn. È matto? È schimicone? Assolutamente sì. Ogni cosa al suo contesto? Assolutamente sì. Frate, lo ricordi allora come è fatto lo scomposto? La crema? E ci stiamo, Lo sai qual è la cosa meravigliosa? È che questa roba che tu vedi e dici mamma mia, ma perché?
in realtà è tutta roba artigianale fatta a mano, che sì, schimicona notturna con gli amici, ma eccezionale. Il burro del cornetto, l'hai finito? Eh beh, non devo parlare se, cioè, quello. Proviamo. Ce lo vuoi raccontare tu lo scomposto? Questo è il preferito tuo? Diciamo di sì, anzi diciamo che è il preferito di mia moglie, dedicato a lei. Questo è più da persone normali rispetto a quello di prima, ma è eccezionale. Ho un debole per i cornetti, devo dire. Si sente molto il burro nelle preparazioni di Domenico e non si sente mai troppo la botta di zucchero, non ti stucca. Questa cosa è importantissima. Dicevamo, che altro ti manca a Gioia Tauro? Ci sono molti posti a Gioia Tauro, però mancano alcune chicche, diciamo. Ad esempio un Burger King non c'è a Gioia Tauro. Ti senti una questa cosa mi fa male qua. Mi fa male qua, sì. Però te non vuoi andare via? Io in realtà sì, perché mi sentirei come avere le ali tarpate a stare qua. Quindi il discorso che mi hai fatto prima non è troppo facile dirlo e poi nessuno lo fa, è troppo facile dirlo, però comunque lo vorrei fare, cioè so quanto è difficile, però sento il bisogno di farlo. Sì, perché è come un'aspirazione, diciamo, un obiettivo. È un po' come mettermi alla prova, insomma. Ragazzi, non sentitevi mai incapaci. Io la penso così, perché la vita magari ti pone davanti certe cose che sembrano insormontabili, però alla fine mio nonno diceva sempre che solo alla morte non c'è riparo. Non smettete mai di sognare, insomma, aspirate sempre al massimo, non accontentatevi mai. Una realtà difficile, una realtà davvero difficile, e poi incontri un Domenico che si filtra le mandorle con un panno misto cotone lino in modo da avere la filtrazione che desidera per il suo latte di mandorle, perché il cotone tratterrebbe troppo, mentre il lino invece sarebbe un po' più de manica larga con le impurità. E poi incontri un Andrea che sta nel board nazionale dell'Associazione Italiana Gelatieri e sta là in un posto che molti non conoscono, e sai quanti messaggi mi sono arrivati oggi? Prat, ma che ce fai a mangiare a Gioia Tauro? Prat, ma che zona orribile? Prat, ma vai da un'altra parte? Ma facci te. No, non devo essere cattivo. Però un po' sì. Però ogni tanto te viene, ti risponde a una persona che ti dice una cosa del genere, ma oh, non ragiona mai così. Credi nelle cose. È una realtà difficile, non c'è dubbio, ci devi sta. Ci sono delle belle attività, non c'è dubbio, ci devi sta. E allora non me la sento di semplificare troppo tutto in bianco e nero, che ci stanno un sacco di grigi. E non è manco un argomento da trattare in 30 secondi così su YouTube. Quindi te la metto là, magari un giorno ne parleremo bene. Però sicuramente mi ha colpito, come mi hanno colpito le belle realtà qua a Gioia Tauro, che si impegnano, combattono e fanno la mangiare bene. Mo noi torniamo a Roma, quindi grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere una bella persona. Ciao, bella zia.